Bene. Niente, io ringrazio intanto voi di aver partecipato nonostante la giornata lavorativa, l'ora un po' impropria alle 7 di sera. Vi ringrazio di aver partecipato così numerosi e spero che vi fermiate anche alla cena. Ne parliamo dopo, è un evento così, un primo evento che questo istituto ha organizzato, speriamo che sia il primo di una serie. Io spero che ciò che i ragazzi hanno raccontato, è stata una scelta loro, a proposito della bellezza, vi sia stato di vostro gradimento, il messaggio che volevano lanciarci sia stato recepito. Non è facile in brevissimo tempo, oltretutto mettersi di fronte al pubblico, non essere abituati e così via. Io penso che meritino veramente un applauso di... E poi sono un paio di prove, quindi non è che sono attori che hanno provato chissà per quanto tempo. I testi peraltro sono stati testi scelti da loro. Poi, se mi permettete, il fonico, esattamente, proprio il fonico. Grazie. Desideravo ringraziare anche il grandissimo, il grande artista del giudice, che è sua questo grande dipinto, che è stato messo come scenografia, e ricordatevi che nella Lamagna del nostro istituto c'è la mostra delle sue opere. Lo ringrazio pubblicamente. L'accesso è libero, potete avvicinarvi in ogni momento. Che stamattina tra l'altro ha fatto a Casa dei Carraresi un intervento molto, molto forte su come noi magari predichiamo bene per quanto riguarda la bellezza e poi ci circondiamo di brutture. E poi, se mi permettete, volevo ringraziare amico Carlo Rao, perché è stato lui che ha seguito la ragazza. È una sua abilità a partire da lontano, parola volta a coinvolgerti, no? Perché ti tira dalla sua parte come un vero artista, un vero attore. E con lui devo ringraziare Leonora De Grosso, perché grazie a tutti, grazie a voi, adesso ci aspetta la cena. Ci incamminiamo verso la nostra palestra.